anche raccontarvi. In studio con Ugo Bulgarelli. Buona giornata cari amici sintonizzati su Radio Luna, qui nello studio dell'emittente di Carbonia, ospite naturalmente del bravissimo conduttore Ugo Bulgarelli. Insomma, partiamo subito per quanto riguarda lo sport con il campionato di Serie A. Vediamo i risultati della nona giornata di ritorno: Brescia-Genoa 2-2, Cagliari batte Torino 4-2, Juventus-Lecce 4-0, Lazio-Fiorentina 2-1, Milan-Roma 2-0, Napoli-Spal 3-1, a Parma Inter batte Parma 2-1, a Genova Bologna batte Sampdoria 2-1, Sassuolo e Verona 3-3, a Udine Atalanta batte Udinese 3-2. Al comando della graduatoria è la Juventus a quota 69, insegue la Lazio a quota 65, l'Inter 61, Atalanta 57, poi troviamo la Roma a quota 48, Napoli 45, Milan 42, questa per la parte più alta della graduatoria. Poi troviamo il Parma a quota 39, appaiato al Verona, il Cagliari dopo le due belle vittorie si è attestato a centro classifica a quota 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28 punti. Zona calda della graduatoria troviamo le due formazioni di Genova, Genoa e Sampdoria 26 punti, poi Lecce 25, Brescia e Spalla chiudono la graduatoria a quota 18. Parleremo magari un po' più avanti del campionato di Serie A, adesso però apriamo subito lo sport con la questione stadio, importante per quanto concerne il prossimo campionato nazionale dilettanti che vedrà protagonista il Carbonia Calcio 1939. Facciamo insieme il punto della situazione dopo l'evolversi appunto che dei giorni scorsi, ci sono state delle varie riunioni importanti, ne parliamo in primis con il vicepresidente del Carbonia Calcio Antonio Desogus. Buona giornata Antonio. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto ti ringraziamo Antonio sempre per la tua disponibilità, gentilissimo. Insomma, facciamo un po' insieme il punto della situazione, visto e considerato che forse ci sono state delle aperture nei giorni scorsi, no? Fai il punto della situazione. Allora, noi nei giorni scorsi, anzi vorrei partire un attimino dalla conferenza stampa del primo cittadino, dove comunque riscontriamo come associazione sportiva delle, per usare un eufemismo, delle inesattezze, perché vorrei sapere da quando siamo entrati noi, che è luglio 2017, un'azione a favore o che desse la possibilità al Carbonia Calcio di avere degli aiuti, non dico economici, ma aiuti in genere, per poter gestire lo stadio Zoboli. Sinceramente siamo entrati e ci siamo ritrovati con una comunicazione dell'amministrazione dove ci chiedevano oltre 200.000 euro di bollette pregresse, dove comunque noi non avevamo nessuna responsabilità. Abbiamo chiesto, comunque sia, evidenziando che non era nostra responsabilità tutto ciò che era il pregresso, ma di chi gestiva e firmava, quindi la precedente gestione. Per intenderci, abbiamo chiesto comunque di dare evidenza di tutto ciò che eventualmente il Carbonia Calcio doveva al comune. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Un anno dopo ci comunicano un debito di oltre 30.000 euro perché, per come la vedo io, non potendo presentare comunque e giustificare ciò che ci chiedevano prima, hanno trasformato in affitto delle strutture sportive, considerando che le strutture sportive dal regolamento comunale
se tu fai pagare l'affitto è a tuo carico l'acqua, l'energia elettrica, la manutenzione, cosa che invece per quanto riguarda lo Zoboli è sempre stata a carico dell'SD Carboniaca. Certo. Quindi un'altra incongruenza, un altro bel aiuto, se così vogliamo. Ripeto, non per fare polemica, però magari se mi dessero solamente da quando siamo entrati noi una volta che siamo stati messi nelle condizioni di poter effettuare un cartone. Ecco Antonio, dopo può il tuo... Può darsi che abbia poca memoria, ma non è il caso. Intervengo soltanto e poi ti ridò immediatamente la palla per dire, insomma, a tutti i nostri amici radioascoltatori che subito dopo il tuo intervento avremo ai microfoni il sindaco Paolo Massida, così avrà modo anche chiaramente di rispondere alle domande che gli porremo, magari anche al quesito che tu stai chiedendo. Insomma... Assolutamente, io parlo con dati di fatto, e cioè con comunicazioni nostre, PEC certificate, e torniamo al recente. La settimana scorsa abbiamo fatto una riunione allo stadio alle 19.30, se non ricordo male era giovedì, con la Commissione Sport, quindi col Presidente della Commissione Sport, consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione, e anche altri consiglieri che comunque hanno presenziato all'incontro, quindi eravamo circa una quindicina. Ecco, cosa è scaturita da questa riunione? Allora, intanto abbiamo visto la situazione attuale dello Zoboli, che è un impianto comunque fatiscente, che sono anni che non fanno una manutenzione, non dico straordinaria, ma neanche ordinaria, se non quelle strettamente necessarie che abbiamo fatto noi. Quindi abbiamo visto un attimino, perché loro non erano neanche in grado di sapere quali interventi o la situazione dello stadio, quindi sono rimasto sorpreso lì nella conferenza stampa che da tempo avevano dato mandato di computare gli interventi per rendere agibile lo stadio, tante che non sapevano neanche quali interventi, infatti li chiedevano a noi. Oltretutto ci hanno chiesto di fare una valutazione, questo è il Presidente della Commissione Sport in presenza di tutti, ci ha chiesto di fare una valutazione perché se dovevano interessare gli uffici comunali sarebbe parlato di chissà quali tempi, quindi immaginarsi poi la realtà dei fatti, ci sono una quindicina di persone che possono tranquillamente confermare quello che vi sto dicendo. Quindi rimango sempre sorpreso poi sentire in conferenza stampa delle cose diverse. Comunque gli abbiamo fatto presente che c'era un intervento urgente sulla tribuna, diciamo, Prato, per ospitare i tifosi, di sistemare, non dico il 100% dell'illuminazione, perché, ma almeno di sistemare il 25-30%, perché comunque se una giornata buia o per qualsiasi motivo la partita si protrae, noi non siamo in grado poi di giocare, perché quando l'arbitro ci dice di accendere l'illuminazione lì non c'è neanche una lampadina che funzioni, e questo è grave. Abbiamo detto che c'erano da adeguare le panchine, è tutta un'altra serie di lavori, e poi anche l'interno degli spogliatoi, Antonio, anche l'interno, assolutamente, no? sì, tutta un'altra serie di lavori, vie di fuga, spogliatoi, almeno diciamo da renderli un attimino vivibili, anche perché comunque ci sono delle norme da rispettare, COVID, e delle prescrizioni diverse, quindi bisognava comunque adeguare l'infermeria. Ma non è che stiamo parlando di chissà quali, ci chiedevano orientativamente il costo, noi gli abbiamo detto che quello che prevedevamo noi inizialmente era un costo che si poteva girare intorno ai 180-200 mila euro, ma che comunque ho parlato io, gli ho detto che comunque non era necessario poi fare il tutto, c'è la copertura della tribuna stampa da ripristinare. Gli abbiamo detto che secondo noi con un 60.000 euro almeno gli interventi strettamente necessari a dare l'omologa, ricordando che il lotto dovrebbe arrivare, ecco, di
ispettori del... A luglio, l'8 luglio, no? Sì, sì. E quindi, per, insomma, sono tempi strettissimi, tempi strettissimi. Infatti noi non è impensabile, che come noi come associazione potessimo far fronte in tempi stretti, visti i tempi dei bandi. Se poi parliamo del bando, da una prima lettura ci siamo accorti che sono spariti dal precedente bando il contributo da 25.000 che poi andava a scalare, ed è, per quanto ci riguarda, antieconomico, perché comunque sia il totale dei costi passa direttamente in mano per conto delle associazioni, quindi il comune non, almeno poi ci si, non so se ci siano delle virgole, dei cavilli che possano smentirmi, però non c'è un minimo di aiuto, di contributo da parte dell'amministrazione. Insomma, ci sono problematiche ancora abbastanza importanti da risolvere. Mi sembra, basta leggere le carte, non è che, considerando che noi come ASD fino ad oggi vantiamo un credito di oltre 30.000 euro di lavori eseguiti, di manutenzioni, come stabilito con gli uffici tecnici comunali e col dirigente d'ingegner Stiletto. Certo. Che purtroppo adesso a giugno è andato via e quindi abbiamo anche questa pendenza. Quindi noi non siamo debitori, noi abbiamo pagato tutto quello che c'era da pagare, non ultimo l'intervento per la messa in sicurezza della copertura della tribuna, perché si è chiusa la strada dei centri commerciali un paio di giorni e siamo intervenuti noi direttamente con un'azienda del Presidente a poter mettere in sicurezza il tutto, e quindi anche quelli sono dei costi che devono essere poi recuperati dalla SD, come comunque da accordi stipulati con l'amministrazione, no? Insomma, tutte queste problematiche naturalmente che riguardano lo stadio mettono anche in grave difficoltà la società, perché insomma bisogna allestire anche una formazione che sia in grado di affrontare questo importante campionato. Ricordiamolo, dopo 30 anni Carbonia torna nuovamente a giocare in un campionato nazionale e siamo a questo punto per quanto riguarda lo stadio. Vince la Coppa Italia Regione. Vince la Coppa Italia, la Coppa Disciplina è arrivata l'altro giorno, la notizia. Vinto anche la Coppa Disciplina, quindi penso che non si possa dire che la dirigenza non si sia impegnata in tutto e per tutto, su tutti i fronti, certo. Per portare un po' di risultati, con grandi sacrifici sia economici, di tempo. Quindi no, faccio presente che comunque a scanso di equivoci, per non farci trovare impreparati, il presidente Carlo Foti ha già chiesto la possibilità alla Montepone Iglesias, sì, per poter usufruire eventualmente dello stadio Montepone che c'ha in concessione la Montepone Iglesias. Il presidente della Montepone si è detto assolutamente disponibile, Giorgio Cicco, disponibile a questa eventualità, quindi lo stadio di Iglesias mi pare che sia in ordine, no? Lo stadio di Iglesias mi pare in ordine. o comunque preferiremo magari, arrivato a questo punto, magari se c'è da fare qualcosa, più farlo in un impianto dove diciamo c'è da investire molto meno. E comunque per riconoscenza eventualmente a chi ci sta ospitando per poter effettuare un campionato di Serie D. Ci auguriamo che questo non debba accadere, per un fatto di prestigio anche per la nostra città. Allora, il presidente della Commissione Sport, Manolo Corso, si è impegnato personalmente davanti a tutti a mettere in campo tutte le risorse necessarie affinché si possano fare urgentissimamente quei lavori di adeguamento dell'impianto. Gli abbiamo detto che per quanto ci riguarda noi siamo a disposizione per qualsiasi cosa, ci mettiamo a disposizione, ha preso un impegno
ha preso un impegno, aspettiamo un attimino. Di certo comunque ci stiamo cercando delle alternative, perché non è che possiamo poi arrivare all'inizio del campionato e non avere un campo su cui giocare. Ecco, infatti noi porteremo gli ispettori anche all'impianto di Iglesias. Ecco, stiamo comunque intanto interloquendo, possiamo dirlo, i nostri amici radioascoltatori si fossero messi soltanto adesso all'ascolto del nostro spazio sportivo qui, ospiti di Radio Luna con Ugo Bulgarelli. Siamo in contatto con Antonio Desogus, che è il vicepresidente del Carmonia Calcio, che ha fatto il quadro completo un po' della situazione per quanto concerne stadio. Ecco, un'ultima domanda, perché poi avremo il sindaco Paolo Massida ai nostri microfoni. Antonio, magari rimani poi collegato sulla radio, così puoi sentire quello che dice lei. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, è arrivata voce che il Carmonia probabilmente cambierà allenatore, puoi darci conferma su questo o non c'è nulla di ufficiale? Non c'è niente di ufficiale, anche perché, come nostra abitudine, tutte le trattative ce le teniamo, abbiate pazienza, ben strette, ben riservate, perché comunque ci sono tante società che comunque cercano giocatori, quindi non a momento opportuno dire che Coppele e il presidente illustreranno i piani di rafforzamento, eventuali cessioni o purtroppo sacrifici che dovremo fare per le non rinconferme, per intenderci. Quindi a tempo debito saranno loro a illustrarvi un attimino l'eventuale rosa della prossima stagione. Quindi a tutt'oggi non c'è niente di confermato. Assolutamente. Va bene, allora grazie davvero di cuore ad Antonio Desogus, sempre grazie molto voi, disponibile ai nostri confronti. Grazie Antonio, grazie, buon lavoro. A voi, buona giornata. Buona giornata. Grazie mille. Allora, abbiamo sentito il vicepresidente del Carmonia Calcio, ha fatto un po' il quadro della situazione, insomma ci sono ancora delle problematiche, ha detto una cosa importante: se eventualmente non si potrà giocare le partite interne proprio qui a Carmonia, se non ci sono proprio possibilità per risistemare l'impianto, io dico storico e anche bellissimo, ha bisogno però chiaramente di un maquillage, è uno stadio che ha bisogno di interventi immediati, e adesso ne parleremo probabilmente con il sindaco Paolo Massida, vediamo cosa risponde al vicepresidente che abbiamo appena sentito del Carmonia Calcio. Insomma, come ho detto prima, è un impianto storico, bisogna cercare chiaramente di migliorarlo, perché Carbonia ha necessità di avere un impianto che possa permettere alla società del Carbonia Calcio di disputare questo campionato nazionale dilettanti dopo 30 anni. Ne parliamo insieme a voi con il sindaco Paolo Massida, che saluto. Buona giornata, sindaco. Buongiorno Renato, ben trovato. Grazie, grazie di cuore. Allora Paola, insomma, diamoci del tu perché ci conosciamo da bambini. Puoi fare un po' anche tu, in risposta a quello che ha detto prima, non so se l'hai sentito, il vicepresidente del Carmonia Calcio, insomma ci sono problematiche molto difficili probabilmente anche da risolvere, credo anche per il comune, ma bisogna avere, secondo me, secondo il mio modestissimo parere, una buona volontà per portare nuovamente i tifosi nello stadio glorioso e storico, lo stadio Carlo Zoboli, intitolato proprio a un mito del calcio qui di Carbonia. Cosa puoi rispondere tu? Renato, purtroppo non ho avuto modo di sentire cosa ha detto il vicepresidente del Carbonia Calcio. Quello che dico è che anch'io sono molto molto dispiaciuta, perché sin dallo scorso dicembre avevamo fatto affidamento sul fatto che l'associazione avesse intenzione di presentare un progetto per la gestione del Carbonia Calcio, che già a dicembre, diciamo, toccavamo ferro e legno, si pensava sarebbe passato in Serie D,
e quindi prevedevano anche gli interventi, questo progetto, questo affidamento in gestione dello stadio prevedeva anche l'affidamento in gestione per l'ammodernamento, la riqualificazione e la ristrutturazione anche per quegli interventi che consentissero di giocare in Serie B. Questo voglio dire che seguendo quella strada della presentazione del progetto da parte dell'associazione non avremmo potuto intervenire come parte pubblica per ulteriori finanziamenti, cercando semplicemente di agevolare, di aiutare nel percorso amministrativo e nella ricerca di finanziamenti. Anche ricordo che mi chiesero di andare alla Fondazione Sardegna, per, se non anche alcuni, per il credito sportivo e così via dicendo. Da dicembre è arrivato un progetto solo a maggio, inviato alla mail del comune, un progetto per modo di dire, perché manchevole, mancante di alcuni atti fondamentali perché possa affidarsi un progetto per gli interventi sul bene pubblico, peraltro storico e tutelato come dalla soprintendenza. Quindi a maggio, rendendomi conto che non c'erano più tanti, non c'era niente di pronto, mi sono allertata e con gli assessori e l'ufficio tecnico abbiamo cercato di capire quale è la stima di questi interventi, almeno di quelli strettamente necessari a garantire il passaggio in categoria, il campionato, lo svolgimento del campionato in Serie D nello stadio Zoboli, perché neanche questo è stato reso edotto dall'associazione quando ci ha mandato la mail. Non abbiamo un computo metrico, l'abbiamo lavorato in pochissimo tempo col servizio tecnico e stiamo verificando anche i tempi di intervento, se capire se sono possibili delle deroghe su alcune cose, perché altrimenti veramente i tempi sono strettissimi, signor sindaco, sono strettissimi i tempi, perché già credo nella prima settimana di luglio arriverà una commissione per il controllo dello stadio della Lega Nazionale Calcio Dilettanti. Anche questa Lega, per dirci, si muove con un certo ritardo e ripeto, facevamo affidamento su un intervento tempestivo dell'associazione e non che ci arrivasse una proposta di gestione a maggio, il 14 maggio. Purtroppo la palla adesso è passata a noi con questa tempistica. Noi, l'amministrazione, si sta attivando per cercare cosa fare contro un atteggiamento di chiusura e di indispettito, che non, peraltro in maniera non motivata, da parte della direzione dell'associazione, che non si capisce che cosa lamenta effettivamente. Insomma, loro lamentano che ci sono state anche delle richieste di denaro, di conti precedenti, loro praticamente non rispondono di quello, almeno così mi è parso di capire, insomma, no? L'amministrazione comunale chiedeva conti forse della vecchia gestione, anche questo, insomma, è importante. Una cosa sono i conti per affrontare gli interventi sullo stadio per il campionato Serie C. Un'altra cosa sono una serie di rapporti che in tutti questi anni abbiamo cercato di risolvere con l'associazione Carbonia Calcio, sono abbastanza lunghi, ma parto ad esempio dal 2017, quando la nuova direzione, i nuovi dirigenti, cambiando semplicemente le persone, pensava di non dover più rispondere di una serie di rapporti della stessa associazione gestita da altri dirigenti. Quindi quei rapporti pregressi ammontanti a circa 40.000 euro sono stati, come dire, azionati dal servizio dello sport del comune di Carbonia con decreto ingiuntivo, e l'associazione ha pensato di ricorrere in tribunale, quindi ad ottobre sapremo dal giudice che cosa, come finiranno queste somme, chi è effettivamente debitore. Sì, però loro lamentano che in questi 4 anni di gestione hanno sopportato tutte le spese a carico dello stadio Zoboli. Ma veramente il comune, dietro loro richiesta di poter prendersi cura direttamente del manto erboso, che non avrebbe dovuto aspettarvi, ma lamentando che come le modalità con cui affrontava questo adempimento il comune non fossero
tecnicamente adeguate, hanno chiesto più volte di sobbarcarsi questa, cioè di lasciare a loro questo compito, per poi arrivare ad una compensazione con quanto invece loro devono per il pagamento della tariffa di uso del campo, sia del campo Zoboli che quello che usano di Scannaus. Questi conti, queste compensazioni sono sempre state fatte, non so adesso le ultime a che punto siano, ma le posso garantire che l'associazione Carbonia Calcio non è andata mai in perdita, anzi. Quindi non lo so, se ci sono altri rapporti ancora da compensare, li compenseremo, ma allo Stato non ci hanno. Beh, questo è importante, quello che stai dicendo in questo momento. Sì, insomma. Ma si tratta sempre di nell'ordine di una decina di 10.000 euro, qualcosa del genere, che non è certo risolutivo ai fini degli interventi da fare sullo stadio, che da un primo computo sono ben più alti e oltre quanto loro a voce ci hanno sempre detto. Ecco, siamo però oltre le 50, le 80.000 euro, superiamo di gran lunga le 250-300.000 euro secondo i computi che mi sono stati riferiti. Ecco, però, signor Sindaco, i tifosi vogliono sapere se nella prossima stagione avranno l'opportunità di seguire il Carbonia in casa, oppure se, come ha accennato prima il vicepresidente De Sogus, il Carbonia Calcio si è già mosso, nel caso non ci siano possibilità per giocare nel glorioso stadio Zoboli, si dovrà trasferire probabilmente ad Iglesias, hanno già fatto domanda alla società Monteponi Iglesias. Ecco, voi dovete fare di tutto, secondo me, per far rimanere la squadra qui in città. Ma certo, l'amministrazione fa di tutto. I tifosi dovrebbero preoccuparsi che una squadra di calcio sia retta e governata da un'associazione che veramente riesca a essere all'altezza di una squadra in Serie D, perché fino adesso, voglio dire, i termini, se siamo arrivati a maggio con un progetto che non era un progetto e che quindi comporta una partenza da lì, un interessamento da lì del comune, io non ne posso rispondere. Era da dicembre che mi prospettavano la volontà di prendere lo stadio Zoboli in gestione, ripeto, gli abbiamo indicato il percorso era assolutamente fattibile con la legge 9 del 2016, anche senza procedere, diciamo, alle lungaggini, come ha sentito scrivere dal presidente, delle procedure di evidenza pubblica, ma semplicemente sulla base di un progetto valido, una consegna all'associazione che si propone per la gestione e per l'investimento sulla struttura pubblica sportiva. Questo non è stato, ce ne siamo resi conto a maggio e dai primi di giugno ci stiamo muovendo. Ecco, può promettere comunque. No, io non prometto niente. Ecco, però l'impegno ci deve essere. L'impegno c'è e devo dire che ancora una volta il Carbonia Calcio rientra tra le principali occupazioni, non sembra vero, in questo marasma, no? Che investe tutto il comune, i territori, eccetera. Stiamo lavorando anche per il Carbonia Calcio a una velocità impressionante. Io spero di trovare, di salvare i tempi, ma soprattutto di trovare i fondi, perché se quella è la cifra, certo non sarà facilissimo. Benissimo, grazie naturalmente al sindaco Paolo Massidda, naturalmente auguriamo buon lavoro. Adesso cedo la linea a Ugo Bulgarelli, sì, perché ha una domanda. Sì, una domanda per quanto riguarda un fatto importante che accadrà stamattina in via Rox, ribattezzata 2 anni fa via Suor Anna Lucia. Riparte finalmente l'assegnazione delle case a canone concordato, rimaste nel limbo per 15 anni. A te la parola, Paola, raccontaci. Ugo, dunque il primo parte, abbiamo l'appuntamento. Ah, ok, ok, ok. Leggevo dal giornale, sì. Per oggi lo stabilisce? No? Sì, parte domani mattina, quindi questa è di ieri. Riparte l'assegnazione delle case a canone concordato. Il tour del nuovo avverrà dalle 8, gli inquilini. Sì, comunque a parte oggi, se cambia di un giorno non fa niente, è importante, no? L'assegnazione dopo tanto tempo. Assolutamente sì, anche questo è un percorso lunghissimo. Finalmente, grazie all'interessamento anche dei cittadini, che io dico devono sempre farsi parte attiva in questi problemi che si incancriniscono, ma grazie anche al fatto che
abbiamo al vertice di area un nuovo commissario che abbiamo incontrato il giorno di nella sede di area di Carbonia e veramente ha promesso che avrebbe dato l'immediata disponibilità con la nuova dirigenza, il dirigente tecnico ingegner Pitti, di nuovo assegnato ad area sede di Carbonia, veramente possiamo procedere. Benissimo, buone notizie finalmente. Allora, sì, buone notizie perché veramente procediamo di corsa, la mattina con questa assegnazione, il pomeriggio ci sediamo con i dirigenti, anch'io vorrò seguire per sì. capire come superare anche lo scoglio della autoalloggi di Canna di Sopra. Grazie mille per il tuo intervento, sempre molto grazie. Disponibile. Grazie, buona giornata Paola, grazie. Ciao. Grazie. Allora, la conclusione a te, Renato. Sì, siamo ormai in conclusione di questo nostro appuntamento settimanale per quanto riguarda lo sport, la mezz'ora dedicata qui nella redazione giornalistica del mio grande amico Ugo Bulgarelli. Grazie di cuore naturalmente a tutti voi, vi aggiorneremo continuamente sulle operazioni di mercato del Carbonia Calcio, naturalmente di tutte le formazioni Serie D, come abbiamo già anticipato, seguiremo con grande attenzione il prossimo campionato in diretta qui su Radio Luna. Insomma, grazie a tutti di cuore, una buona giornata, una buona settimana da Renato Scanu e da Ugo Bulgarelli. Ciao a tutti. Benissimo, grazie Renato per il tuo intervento, mezz'ora di sport il lunedì curato da Renato Scanu. Noi ci sentiamo per l'informazione domani mattina alle 7.30, grazie a tutti per l'ascolto, auguriamo ovviamente a tutti una buona giornata, a domani. Agrocuia Masainas per la nuova stagione propone una vasta gamma di prodotti, tra cui spago.